Allora, tu sei a Padova, sei romana di origine ma padovana di adozione, lavori Esattamente. in biblioteca per l'università, Sì, giusto? è la facoltà di psicologia dell'Università di Padova. Da sempre è stata la mia prima assegnazione quando ho cominciato a lavorare per l'università e contrariamente alla media dei miei colleghi che sono piuttosto rotanti, invece io non so com'è, è un caso, ma sono rimasta sempre a psicologia. Bene, e oggi siamo qua per presentare il tuo nuovo romanzo che è uscito da pochissimo per Stile Libero, Insegnami la tempesta. Il romanzo è il tuo secondo dopo l'esordio con il bellissimo L'animale femmina che aveva Di cui vinto oggi il è premio il Calvino. compleanno, è uscito esattamente 2 anni fa, Ah, 2 anni fa, sì. bello. Che bello, beh, allora auguri. L'animale Grazie. femmina, bello, le cose sono così ordinate. Che aveva vinto il premio Calvino, quindi ha avuto tantissimi riconoscimenti. E questo qua è il tuo nuovo romanzo, che facciamo una piccola, così un piccolo cenno di trama, parla di tre donne. Prima hai citato un elemento per il quale anch'io lo sto consigliando tantissimo in questi giorni, che è quello che ha a che fare con la clausura, appunto, con il silenzio. Perché una delle tre protagoniste è Irene ed è una donna che ha scelto appunto la via della clausura, ha avuto una conversione e si è fatta suora di clausura. Le altre due donne, che in realtà sono quelle che a livello di trama arrivano prima, Irene la conosciamo solo un po' più avanti, sono una madre e una figlia, Emma la madre e Matilde la figlia, che hanno un rapporto insomma, tempestoso, ecco, tempestoso fra di loro. Matilde ha 17 anni, quindi una adolescente a tutti gli effetti, e però si comporta già da donna adulta, quindi cerca il più possibile di frenare le intrusioni della madre, che invece soffre molto questa distanza della figlia e cerca in tutti i modi di entrare il più possibile nella sua vita. Le loro vite poi saranno ulteriormente sconvolte dalla gravidanza inaspettata di Matilde. Allora, io ti faccio la prima domanda che è proprio relativa a queste tre donne, a questi tre personaggi femminili, e ti chiedo se ce n'è una che è arrivata prima delle altre, cioè chi è nata prima, chi è il primo personaggio che ti è venuto a trovare, appunto, se ce n'è uno. Ma sicuramente Emma, malgrado sia senza ombra di dubbio quella che mi assomiglia di meno, però è la madre che è comparsa. Questo romanzo è nato, la primissima idea che ho avuto, l'ho avuta mentre frequentavo una scuola di scrittura ed era un'idea completamente diversa da quella che poi la storia è diventata. Avevo voglia di far passare a questa donna, farle attraversare una sorta di illuminazione personale, quindi doveva essere lei semmai quella con una vocazione piuttosto che non Irene, come alla fine è diventata. E questa vocazione, questa sorta di illuminazione le sarebbe dovuta venire a seguito di una malattia molto grave. Quindi Emma all'inizio mi è nata così e volevo che passasse attraverso questa esperienza. E poi ha fatto tutto un percorso suo, tutta una strada sua, per cui la storia è diventata davvero completamente diversa, che mi fa pensare che se c'è un motivo per cui è veramente molto molto bello scrivere, perlomeno uno che io amo moltissimo, è che davvero le storie hanno vita propria, no? C'è un impulso, c'è una scintilla iniziale. Poi nel mio caso a me si presentano sempre i personaggi, cioè più che una trama, la definizione di un episodio, una scena, a me vengono incontro i personaggi, però poi assumono abbastanza velocemente una vita propria, per cui nel corso di un periodo piuttosto lungo questa donna ha completamente cambiato nome, perché nella versione originale si chiamava Lea. Io ci tenevo molto che si chiamasse Lea. E il problema è che se chiami un personaggio Lea, poi è difficile usare il pronome lei, che a È volte ti vero. serve per sostituire la protagonista, perché ovviamente diventa cacofonico. Quindi ho tentato in Giustissimo. tutti i modi, non funzionava mai, e quindi alla fine le ho direttamente cambiato nome. E quindi dicevo, poi ha assunto tutta una vita propria, però sia Emma che sua figlia c'erano fin dall'inizio. La figlia però aveva un ruolo molto collaterale. Invece con il modificarsi della trama, che ripeto, è proprio andata da tutto un'altra parte, è diventata un'altra storia. Credo che rispetto alla prima versione è rimasta forse una cartella all'interno del libro, quella che descrive il condominio
di Emma e basta, e tutto il resto è cambiato. E quindi così è stato il personaggio, è stata Emma fin dall'inizio, però fin dall'inizio lei era centrale, ma c'erano sia la figlia che il marito. Poi quindi è nato così. Ok, e hai detto che è il personaggio che ti assomiglia di meno. Decisamente. Come mai? Perché senza dubbio io mi sento molto più vicina come modalità caratteriali, forse meno coraggiosa, ma molto più vicina tanto a Matilde, la figlia, quanto a Irene, la suora di clausura, nel senso che credo di avere un carattere effettivamente non da sfumature. Io sono, credo perlomeno di essere piuttosto, non so se mi illudo, perché siamo in tanti a illuderci sull'immagine che diamo all'esterno di noi, ma penso di essere una persona piuttosto determinata, per cui che ha avuto sempre delle idee piuttosto chiare, forse più su quel che voleva essere, ma su quello che non voleva essere. Ecco, tutte le esperienze in cui non mi sono riconosciuta le ho tagliate via in maniera abbastanza netta dalla mia vita. E quindi come modalità credo di assomigliare molto di più alla figlia. Per cui è curioso che mi sia venuta in mente invece di raccontare la storia della madre. Non ti saprei neanche dire perché, però è un altro degli aspetti che dimostra come i personaggi prendono assolutamente il sopravvento e decidono loro, anche quando non ti assomigliano, insomma, ti vengono a chiamare perché ti vogliono, il che tutto sommato è anche un onore, no? Ti vogliono come portavoce per la loro storia. Io ti ringrazio per aver scritto in realtà la storia più dal punto di vista di Emma, nel senso che non è scritta effettivamente solo dal punto di vista di Emma. Pian piano poi impariamo a conoscere meglio Matilde, impariamo a conoscere meglio Irene, impariamo a conoscere meglio un personaggio di cui non abbiamo ancora parlato, magari poi ci riflettiamo su più avanti, che è Fausto, il marito di Emma e il patrigno di Matilde, perché in realtà non è il suo padre biologico, ma l'ha cresciuta fin da piccolissima. È un personaggio che ho amato moltissimo proprio nelle sue sfumature, perché se è vero che, come dici tu, quella determinata, quella forte Matilde, Emma sembra sempre quella più remissiva, però nasconde una forza in lei che poi insomma, cresce man mano, nel finale da proprio il meglio. Quindi è un personaggio che è davvero amato, come ho amato la tridimensionalità che si trova in tutti i personaggi. Ed è una cosa, anche ho visto, ho letto un po' le interviste in giro e c'è chi parteggia per uno, per una, chi parteggia per l'altra, e questo è sicuramente un punto di forza, cioè una cartina di tornasole che si sono scritti dei personaggi che stanno in piedi, che sono vivi, che sono reali. Tra l'altro mi ha ricordato un po' quasi questa ossessione appunto nell'amore, nell'affetto che Emma prova verso la figlia Matilde, che più Matilde non si mostra e più Emma cerca invece di andarla a stanare, quindi un affetto che è affetto insomma a tutti gli effetti, però diventa quasi un'ossessione. Mi ha ricordato un po' il personaggio della madre di Sharp Objects, non so se l'hai visto, hanno fatto una serie da poco. No, so qual è, ma non l'ho vista, no? Quale attrice interpreta per la madre? La Melinda Clark. Sì, ho capito, ma no, non ho visto. No, vabbè, ma lei mi ha ricordato per certi versi, poi lei è una matta. Non è Emma, grazie a Dio, per fortuna. È tutto un altro genere di storia, però diciamo questo aspetto qua, che poi sia nel libro che nella serie tratta dal libro di Gillian Flynn, si presenta, è proprio questa ossessione per la protezione e per la cura, che fa diventare la maternità in realtà qualcosa anche di spaventoso da un certo punto di vista, perché non sempre c'è solo una positività, no, di questo affetto, di questa cura. E tra l'altro mi ha ricordato anche un po', mi ha fatto venire in mente questa analogia, perché ho trovato una costruzione del tuo romanzo, soprattutto nella prima parte, quasi da thriller, e correggimi se sbaglio, se ho fatto io questa cosa, nel senso che percepiamo che Matilde appunto nasconde un rancore verso la madre, che non capiamo nemmeno la stessa madre, nemmeno Emma capisce da cosa derivi. È così? Cioè hai voluto tenere nascosto qualcosa anche magari nell'inizio, no? Nell'incipit che parte in realtà dal momento in cui Emma va a trovare Irene nel suo convento, quindi inizia in un punto un po' più avanti della narrazione, ecco.
Ci sono sicuramente dei motivi di ostilità, di Matilde che Matilde non si sforza minimamente di nascondere. Siccome è una domanda che in forma articolata, variata, mi hanno fatto in diverse persone, mi sono sforzata di trovarla, questa motivazione a posteriori, perché non ce l'avevo molto chiara mentre scrivevo. Io direi che forse la cosa che più di tutte Matilde detesta in sua madre è la mancanza di onestà circa le proprie debolezze. Matilde è una persona diretta e trasparente ed esplicita, fino alla scarnificazione, mi verrebbe da dire. E, invece Emma è una donna cresciuta con la convinzione che essere madre significhi anche nascondere degli aspetti di sé, gli aspetti meno edificanti o gli aspetti che in qualche misura si ritiene siano diseducativi nei confronti dei figli, che è un'idea di educazione con cui io non concordo assolutamente, però ne conosco tanti di genitori che nell'essere tali sentono il dovere di rappresentare un ruolo, rappresentare una funzione, non essere sinceri fino in fondo, per esempio sui propri momenti di debolezza, per esempio sulle proprie vulnerabilità. E questo credo sia la cosa che Matilde non perdona, cioè. Ed è per questo che si sente così manipolata, e del resto Emma è una madre molto manipolatoria, molto manipolatrice, perché quando non sei veramente onesto sulle ragioni per cui fai quello che fai, inevitabilmente manipoli, ma la mancanza di onestà è un'incapacità di ammettere la propria debolezza, anche semplicemente dire ho molta paura per te, sono terrorizzata per quello che potrebbe accadere nella tua vita, ho oggettivamente paura di questo. Questo Emma non lo dice mai. Emma dice sempre a Matilde, tu sbagli per questa e quest'altra ragione. Ma non dice mai questo è prima di tutto il mio terrore e sono io che non riesco a fare i conti con questo terrore. Quindi credo che sia questo che Matilde soprattutto rimprovera sua madre. È vero, e Matilde nemmeno ha mai dei gesti verso sua madre che la portino a riflettere in realtà l'affetto che anche lei prova, no? Sono proprio dei momenti, tra l'altro ci sono molti dialoghi all'interno di questo libro e sono tutti curati in maniera egregia, proprio sono degli ottimi. Si sentono parlare davvero questi personaggi e ogni volta che parlano, ogni volta che hanno questo modo di litigare, di rinfacciarsi delle colpe, tu li leggi e dici, dai, ma ditevelo che vi volete bene però, cioè, come se ogni volta Mi fa mancasse questo. moltissimo piacere che tu mi dica questo perché avevo un po' paura che non si capisse che anche questa è una dimensione in gioco molto importante. È la ragione per cui poi ho scelto in esergo quella citazione dall'Isola di Arturo, che tra l'altro mi è capitato recentissimamente di leggere e ancora più forte l'ho sentita questa cosa, cioè l'amore fra Arturo e Nunziata che si amano in realtà. Si amano e non possono perché la loro condizione gli impedisce di dichiarare la verità, perché Nunziata è la moglie del padre di Arturo, quindi ovviamente è un amore che non ha possibilità. E quindi questo loro attrarsi e respingersi allo stesso tempo, nella stessa stanza, negli stessi ambienti, è lo stesso di Emma Matilde. L'amore c'è, ma non ha mai trovato una strada e soprattutto non ha mai trovato una voce. E quindi questo comporta questa attrazione e insieme di stacco, distanziamento. Ecco, la domanda che mi sono fatta è come si riesce, come sei riuscita tu proprio a ricostruire l'intensità di questo affetto tra una madre e una figlia, anche se ne parlavamo prima, tu non hai figli, ma proprio perché io No, credo no, che no. non ci sia bisogno di essere madri, no? Per scrivere di essi, però come ci si riesce? Sai che non ti saprei rispondere. Credo che la risposta più banale che ti posso dare è immergendosi completamente nella storia e dimenticandosi di se stessi, cioè cercando di essere massimamente onesti nel raccontare i personaggi. L'onestà credo stia soprattutto nel saper raccontare o meglio, nel non nascondere nessuna sfumatura né positiva né negativa del carattere, delle inclinazioni dell'uno o dell'altra. Io ci tenevo molto, credo di aver fatto veramente ogni possibile sforzo per mantenermi in equilibrio. Perché sebbene io mi identifichi molto di più con la figlia e semmai con Irene, che in qualche modo le assomiglia, è la sua versione adulta, non mi interessava in nessun modo disegnare una madre da condannare, disegnare un atteggiamento materno da condannare, mi sarebbe sembrato assolutamente infantile. Mi sembrava giusto rendere ragione di entrambe queste donne, anche perché poi peraltro anche Matilde ha i suoi bei difetti, ecco, voglio dire, te lo dico con la piena consapevolezza di assomigliarle anche in questo, anche nel
aspetti positivi, negativi, dico, nell'intransigenza, nell'incapacità e nella mancata volontà di negoziare, sono chiaramente difetti. Quindi ecco, spero di averle rappresentate in maniera equa, ecco, sia l'una che l'altra, che era per me un intento fondamentale, assolutamente. Sì, ci sei riuscita, dal mio punto di vista sei senza dubbio riuscita, e come ti dicevo, leggendo di persone che invece magari parteggiavano di più per la figlia, ho avuto la conferma, insomma, che sono tutte trattate in maniera equa. E poi, come dicevamo, aspettiamo ancora un attimo a parlare di Irene e seguiamo la linea della storia. C'è Fausto, che è il rappresentante maschile della famiglia. Per nulla assente, anzi, in realtà è lui che riesce a parlare con Matilde, perché poi Matilde spesso non comunica con la madre, se non appunto in maniera arrabbiata quando litigano, non la rende partecipe di quello che le succede, nonostante Emma continui a pungolarla. E invece ha un bellissimo rapporto con Fausto, che, come dicevamo, non è il padre biologico di Matilde, ma lo è stato perché l'ha vista nascere anche. Lui è il personaggio che, mentre ci sono queste due tempeste che si scontrano, resta fermo e cerca di parare i fulmini. E a me ha fatto tantissima tenerezza, e mi sono proprio affezionata anche a questo personaggio. E io volevo sapere che rapporto hai tu con questo personaggio, questo appunto rappresentante maschile così docile, ma anche così operoso, perché poi lui è quello che cura le piante, è quello che appunto si prende cura di Matilde quando Emma non riesce a farlo. E si prende cura anche di Emma, sì. Io amo moltissimo Fausto, è un personaggio verso il quale ho avuto una tenerezza assoluta, ed è perché è portatore, io credo, di un tipo di forza molto. È una forza remissiva, è una forza di chi sta un passo indietro, ma è una forza essenziale nella vita. Avere qualcuno che non ti prevarica, ma che è sempre presente alle tue spalle, che è pronto a sostenerti, è pronto a supportarti, è il tipo di forza per la quale credo di avere l'ammirazione più sconsiderata. Poi è vero che forse all'inizio è oltre che senza dubbio è presente, senza dubbio affettuoso, ma è un po' passivo, però credo, spero perlomeno che, come dire, il personaggio, nelle mie intenzioni volevo che evolvesse in questa direzione, in qualche modo anche lui acquisisce una consapevolezza del suo ruolo e della sua forza, e prima della fine del libro in realtà comincia a dirlo anche in maniera chiara. Però in generale, ecco, ripeto, questo tipo di forza di chi accoglie, che è una forza, se vogliamo, un pochino materna. Ecco, si può dire che forse Fausto è più materno di sua moglie in qualche modo, no? La forza di chi ti rispetta e ti lascia lo spazio per capire chi sei, cosa che Emma non fa perché è troppo spaventata. La paura di Emma è così paralizzante che lei non può permettere a sua figlia di esprimersi pienamente, perché ha il terrore di dove potrebbe andare, cosa potrebbe fare, di che fine potrebbe fare, mentre Fausto è tanto più largamente comprensivo. Fausto è lì, fa quello che vuoi, sii quello che vuoi essere, io sono comunque qua. Io questo lo trovo veramente molto seducente, ecco, oltre che bello, proprio tecnicamente seducente in un uomo la capacità di fare fronte in questo modo. Sono d'accordo, sì. Poi è vero, nel finale c'è un momento in cui lui finalmente prende la parola e non lascia che Emma lo sovrasti e la mette in riga, senza dubbio, perché c'è una serie di cose che Forse sono possiamo dire che si quelle che danno. guadagna la posizione che si è conquistato. Ecco, io credo che faccia questo. Lui si è pienamente meritato il riconoscimento del suo ruolo e fa questo, giustamente lo rivendica. Sì, Emma da quel punto di vista spesso cerca di metterlo da parte, con la scusa che non è il padre biologico, ma in realtà è una scusa che non sta in piedi, soprattutto in questo caso. Ora, io volevo leggere un piccolissimo passaggio, perché ci sono due punti in particolare in cui sono stata colpita da una serie di riflessioni. E sono quelle sul bisogno. Tu definisci il bisogno come una dinamica squilibrata, e quella sulla libertà. E da lì passiamo a parlare di Irene, perché non ne abbiamo ancora letto nulla. Allora, la scena si apre con Emma che vede
un cane che si muove attorno alla coppia di padroni e sta lì e li attende. E questa scena le ricorda un altro cane che aveva visto, che apparteneva a un senzatetto, che aspettava il suo padrone pazientemente mentre lui andava a fare l'elemosina, insomma, comunque si allontanava e lui lo aspettava pazientemente. E Emma dice: era un bell'animale, ma lei aveva le sue riserve verso quel genere di fedeltà incondizionata, tollerava male la dipendenza affettiva. Per Emma era una malinconia acutissima, una creatura che vive per te e muore se l'abbandoni. Un po' come Fausto, aveva pensato pentendosi subito per la crudeltà, ma diversissimo da Matilde. Lui senza di me non durerebbe una settimana, a lei invece non serve nessuno. Che figlio è quello immune dal bisogno? Le creature che hanno urgenza di noi non sono mai quelle che scegliamo. Ne vorremmo altre, che invece sfuggono come se traessero l'energia dalla nostra volontà di renderci insostituibili. Il bisogno è una dinamica squilibrata. E io sono stata colpita, proprio folgorata da questa serie di frasi per la loro verità. E per il modo appunto di spiegare tutto questo accanimento quasi che ogni tanto si percepisce di Emma verso Matilde, no? È come se andasse lì perché lì. Perché quella è la cosa che la rifugge, no? Che la allontana. Allora lei si incapponisce, va lì perché il bisogno appunto è una dinamica squilibrata. E poi dicevamo, sì, si passa a parlare di Irene, che è questa amica di Emma, che però l'ha abbandonata nel momento in cui Emma aveva più bisogno di lei, perché Emma ha avuto Matilde molto giovane, era molto spaventata. Emma è cresciuta in una famiglia a dir poco ostile, a dir poco severa, e aveva bisogno di Irene, perché Irene invece è sempre stata per Emma una persona ribelle, ma consapevole, cioè un vero punto di forza. Quando Emma era spaventata, c'era Irene che la prendeva e la riportava a terra. E invece Irene l'abbandona per andare in convento. E allora, quando finalmente le due, Emma e Irene, hanno un momento di colloquio fra di loro, Irene spiega che cos'è che la tratta tanto del convento e dice incredibilmente la libertà. E Emma le chiede proprio: libera, cioè com'è possibile che ti sentivi libera? Lei dice sì, in un modo che non coincideva con l'idea che mi ero fatta della libertà fino ad allora, la possibilità di andare, partire e spostarsi, l'assenza di vincoli. Quella che provavo invece era una cosa che aveva a che fare con la mia natura, la libertà di essere totale, la libertà di non coincidere con niente, di non venire definita da nulla. È come un volano, trattiene il tuo corpo tra queste mura mentre lo spirito può essere ovunque, focalizzato solo sul volo. Nemmeno la fede che è venuta dopo è stata costante allo stesso modo. Dio a volte si sottrae, non è possibile evitarlo. Non conosco nessuno che abbia fatto questa scelta a cui prima o poi, non sia capitato. Il senso della libertà invece non si è incrinato mai. Ancora oggi, tra fede e libertà, non so dirti davvero cosa conti di più per me. Ecco, volevo chiederti se condividi questa idea di libertà, cioè se anche la tua, se ci hai messo del tuo in questo personaggio, nella sua visione della libertà. Sì, ti rispondo subito, la risposta è sì, ma prima ti dico che mi fa moltissimo piacere che tu mi abbia citato invece prima l'episodio del cane, che penso sarai la prima e l'unica perché è un episodio veramente minimo, però è stato invece per me era importante, tant'è che è stato oggetto, ricordo, una discussione con la mia editor. Io ho la fortuna di lavorare con Rosella Postorino, che è la mia editorina Einaudi, e che io ascolto sempre incondizionatamente perché ho per lei un'assoluta venerazione. Ma questo è stato uno di quei pochi casi, quindi mi restano in mente quei pochi casi in cui io, come dire, tengo la posizione rispetto a Rosella, perché di norma accetto incondizionatamente i suoi suggerimenti, che per me era proprio Quando fai importante. la matita. Sì, esattamente, sono quei rari casi in cui di fronte a Rosella sono meno Matilde che in altre circostanze della vita. E dicevo, lì ho tenuto la posizione perché per me era importante proprio per raccontare, per trovare quella famosa, come tutti sanno, gli scrittori hanno una specie di comandamento fra i tanti, che è lo show don't tell, no? Cioè no, no, non descrivere le condizioni, gli stati d'animo del personaggio, ma mostralo in azione, in azioni che chiariscano qual è la sua posizione, la sua attitudine rispetto a certi temi. Io volevo raccontare con questo episodio come per Emma.
l'amore di un cane, quindi prendersi a casa un animale, significa evidentemente creare una relazione importante, in realtà coincide sempre con la responsabilità e quindi è un peso. Avere un'ulteriore creatura di cui prendersi cura non è la bellezza di un rapporto d'amore che si allarga, ma al contrario, è un fardello che appesantisce la mia vita, che è già più piuttosto carica, perché per Emma queste dimensioni sono molto molto sovrapposte, sono molto ambiguamente vicine, quelle dell'amore e quella delle responsabilità, che è la ragione per cui non capisce Matilde, non capisce la decisione di Matilde di vivere la maternità in un modo completamente diverso. Quindi mentre un cane sarebbe stato, il cane era un desiderio di Matilde, che come quasi tutti i bambini hanno desiderio di avere un animale in casa, Matilde l'avrebbe vissuta come un allargamento del raggio dell'amore all'interno della sua famiglia, e questo Emma non lo capisce, per lei è solo un peso, e quindi, come dire, fa cadere questo desiderio della bambina quasi raccontandosela che non era poi una cosa importante, ma in effetti invece per Matilde lo sarebbe stata, ed Emma ne è consapevole in qualche modo, sa di avere mancato. E per quello che riguarda invece la questione della libertà, io credo in questo libro di avere messo due cose assolutamente mie, personali. Una è senza ombra di dubbio la mia idea di libertà, che io riconosco pienamente in quella scelta religiosa, non tanto sotto il profilo religioso, perché io non sono cattolica, quindi non potrei, credo mai, diventare una suora di clausura, però la bellezza della clausura, la bellezza del silenzio e dell'isolamento, io le condivido nella maniera più assoluta. Io credo davvero che sia la massima idea di libertà. Penso che quella frase che hai letto sia, se non è quella che coincide più di tutti con la mia opinione, è quella che ci va più vicina comunque all'interno del libro. E l'altra invece dimensione, come dire, passione che ho voluta mettere nel libro e che è assolutamente mia, è la riconoscenza che provo e l'amore che provo per la mia città. Io sono romana, come dicevi tu all'inizio, vivo a Padova da tanti anni, ma sono romana e tra l'altro ho lavorato molti anni nel turismo, quindi la parte artistica di Roma, ecco, l'ho studiata, la conosco magari meglio della media dei romani, e tutta la prima parte del libro, tutte le passioni di Emma nei confronti della storia dell'arte, ecco, io anche quelle le condivido assolutamente. Ho cercato di fare un piccolo omaggio a Roma, che è una città difficilissima, difficilissima, ma è anche una città senza pari, io credo sinceramente, per quello che ne so e per quello che ho visto in giro per il mondo, non ci sono posti che possano essere comparabili a Roma, pur anche nella sua devastazione, anche nella sua delirante anarchia, perché non ce lo nascondiamo che vivere a Roma è una follia, oggi più di quanto non fosse quando me ne sono andata, però resta una città meravigliosa. Sì, infatti un altro punto che mi ero segnata, si vede, si sente continuamente Roma, c'è una mappatura precisa, c'è una geografia precisa, c'è un momento in cui Emma va a farsi una passeggiata dopo una festa, quando è ancora giovane, prima di avere Matilde, e viene segnato tutto il suo percorso, proprio come se fosse su una mappa. Ma non è quello, solo... anche quella, scusami se ti interrompo, vabbè, anche quella è una cosa che abbiamo cambiato con la mia editor, perché quella scena nella versione originale si svolgeva a Piazza San Pietro, e invece adesso nella versione attuale del libro è a Campo dei Fiori, Piazza Farnese, eccetera, e che siccome Emma prende una decisione molto importante che non rivelerò lì, Piazza San Pietro rischiava di dargli una cuffia per quella decisione che sarebbe stata troppo carica, e quindi l'abbiamo spostata alla Piazza San Pietro, a Piazza Farnese. Ma pensa... sarebbe sembrata... Non voglio dire che cosa decide lì, perché non lo voglio svelare, ma tu che hai letto il libro forse capirai che ambientare, cioè far prendere quella decisione a Emma, Piazza San Pietro, inevitabilmente, sempre giustamente parlandone con Rosella, lei mi disse lì per lì non ci avevo fatto caso, perché io a Roma ci vivo, Rosella vive a Roma, quindi per me Piazza San Pietro è una piazza della città, ma per chiunque non sia romano invece Piazza San Pietro ha un altro tipo di richiamo ideologico, no? Evoca inevitabilmente il Vaticano, il Papa, e quindi non era opportuno far prendere quella decisione in quella piazza, per cui l'ho spostata a Piazza Farnese, dove pure ho dei ricordi, ho scelto quella piazza lì perché a Piazza Farnese c'è Palazzo Farnese, che è la sede dell'ambasciata di Francia, e all'ultimo piano ospita l'École Française, che è la biblioteca dell'istituto appunto francese, dove ho studiato per molti anni, perché io sono laureata in storia medievale, e ha un orientamento, quella biblioteca lì, per carità, ha un posseduto vastissimo, però ha una ricchissima
una collezione proprio legata agli studi religiosi e medievali, e quindi per anni ho frequentato quella biblioteca ed è stata una delle esperienze più struggenti della mia vita, anche perché essendo un'ambasciata già 20 anni fa era molto difficile entrare. Oggi immagino forse addirittura non si può più, non lo so, non riesco a immaginare se oggi sia ancora possibile attraversare quel confine, diciamo così. Però ecco, c'è un passaggio in cui Emma e Fausto parlano del cortile di Palazzo Farnese, che è realmente un'esperienza che ha a che fare con la mistica. Quindi io, Palazzo Farnese si è legato alla mia memoria indissolubilmente come un oggetto d'amore. Ricordo che stavo lì anche tutta la giornata scordandomi di mangiare, che puoi credermi è una cosa che a me non capita mai nella vita, perché per me il cibo è importante, però era talmente bello, una tale esperienza estetica stare lì, che mi dimenticavo anche di mangiare. Wow. L'esperienza estetica è un termine al quale avevo pensato anch'io per il tuo romanzo, perché è proprio ricco di riferimenti legati alla cultura, anche all'arte. Emma ha studiato storia dell'arte e quindi ogni tanto la vediamo entrare in una chiesa e mettersi di fronte a un affresco, a un dipinto, e tutto quanto ci viene descritto in maniera precisa, ricca di dettagli visivi, cioè sembra veramente di vederli, però in maniera completamente lineare e scorrevole, come succede per tutto il romanzo. Cioè è un testo veramente ricco dal punto di vista lessicale, perché io mi sorprendo ogni volta di come tu riesci a trovare il termine giusto, il termine esatto, con l'esattezza proprio. Però io l'ho letto in 2 giorni, mi sono immersa completamente, non riuscivo più a uscirne. Devo fare i complimenti. E parlando allora sempre di riferimenti visivi, a un certo punto si arriva a Cesena, e oltre a descriverci molto bene anche lì l'architettura in una maniera per cui anche ogni semplice palazzo alla fine svela qualche mistero, svela qualcosa che ci fa ritornare allo stato d'animo della protagonista, al momento della storia e così via. Però ecco, c'è una scena proprio che si rifà, come viene spiegato nei ringraziamenti, a un progetto che esiste davvero, a un software che si chiama BrainArt, me lo sono segnata, che permette la mappatura dell'attività cerebrale durante l'elaborazione delle emozioni. E mi ha incuriosito tantissimo questa cosa, tant'è che poi sono andata a cercarmi i video, le cose. Ho prima letto la scena, mi sono fatta la mia mappatura mentale, a seconda di come tu la descrivevi in maniera così precisa, e poi sono andata a cercarmi questi video e sono rimasta affascinata. E allora volevo chiederti se è una cosa che è arrivata mentre stavi già scrivendo il libro, oppure se invece ci sei passata prima da questo... No, è saltata fuori quando mentre cercavo il finale. Diciamo che Cesena per prima è saltata fuori per puro caso, mai avrei pensato, non c'ero mai stata, invece è una città deliziosa, ci sono andata dopo aver deciso che avrebbe fatto parte del libro. Cesena mi è saltata fuori perché io cercavo qualcosa, una vocazione universitaria per Matilde che fosse conforme al suo carattere, e parlando con una mia vecchissima amica che ha un figlio che frequenta l'università, la stessa che appunto a cui Matilde si iscrive, cioè la facoltà di ingegneria biomedica, mi ha raccontato, la mia amica romana, che suo figlio era rimasto sedotto da un particolare esperimento che stavano facendo in quel momento a Bologna, a Cesena, perché l'università che ha Cesena in realtà è l'università di Bologna che ha sede a Cesena. Questo esperimento, che è quello che poi Matilde descrive a Emma quando decide di iscriversi a quell'università, mi ha spinto quindi a far entrare Cesena nella storia, perché in effetti questo esperimento e quella facoltà, nel momento in cui le ho scoperte, mi sono sembrate proprio adattissime per il carattere e per la vocazione di Matilde. Dopodiché, quindi, dopo aver scelto di spostare il setting, la parte finale del romanzo, a Cesena, mi serviva qualcosa. Io in realtà pensavo a un'opera d'arte. Io volevo un'opera d'arte che in qualche modo rappresentasse allo stesso modo Emma, ma anche Matilde. Emma era facile perché, date le sue vocazioni, un po' qualsiasi opera d'arte avrebbe assolto a questa funzione. Con Matilde, che è destinata ad essere un ingegnere, era molto più complicato. E quindi semplicemente cercando in rete opere d'arte a Cesena, non so adesso esattamente dirti sulla base
caso di quale algoritmo, mi è saltato fuori questa incredibile società che in realtà si occupa di tutt'altro. Sono ragazzi brillantissimi, molto giovani, che hanno sviluppato una serie di software che hanno come obiettivo principale la medicina e la strumentazione medica. E poi, lavorando, hanno scoperto questa cosa, si sono resi conto che aveva un potenziale commerciale anche per ambiti completamente diversi per quelli per i quali loro lavorano, perché effettivamente è un'esperienza divertentissima andare a fare questa mappatura cerebrale, e quindi hanno sviluppato a parte questo settore che si chiama Brain Art, che fa questa cosa interessantissima, perché non solo mappano la tua attività nel corso di una particolare situazione emotiva forte con la musica e tutto, ma poi te la editano, diciamo così, in qualche modo, per cui puoi scegliere tu i colori di sfondo, i colori di contrasto, e quindi viene fuori un quadro. Mi spiace, è destinato ad essere attaccato lì sopra, ma in un anno ancora non ho avuto il tempo di appenderlo, altrimenti ve l'avrei mostrato, ma se andate in rete ne trovate, insomma, ovviamente nel loro sito ci sono tantissimi esempi di questo tipo di mappatura, ed è una cosa sconcertante, perché ti verrebbe da pensare che il cervello sia una cosa abbastanza, come dire, costante per tutti, e invece le mappature sono veramente, il movimento delle onde cerebrali è veramente molto individuale, molto personale, e quando tu sai che quella è la mappatura di un tuo particolare stato emozionale, è chiaro che ti tocca, ecco, particolarmente, oltre ad essere degli oggetti oggettivamente molto belli dal punto di vista estetico, per cui sono bellissime stampe. Bello, grazie. Ritorno su una pagina che mi ha molto colpito, il momento in cui Matilde fa a Irene una domanda importante e le chiede che cos'è, secondo lei, cosa significa essere madre, cosa significa essere donna, anzi. E è un momento in cui Matilde lo rivela a Emma. Emma un po' si sorprende, insomma, proprio a una suora l'hai chiesto che cosa significa essere madre o essere donna. E lei dice, le ho chiesto che cos'è secondo lei una donna rispetto ai figli che decide di avere oppure che rinuncia ad avere. È una cosa che comunque ti definisce, vuoto piena che sia. Ecco, giro questa domanda a te, è davvero una cosa che definisce? Piena o vuota che sia, sì, stante la fase conclusiva, o meglio, sì, lo è stato per me, ecco, mi capita spesso di dire che io, no, se tu me l'avessi chiesto uno o due anni fa, non ti avrei dato probabilmente questa risposta. Io ho scelto di non avere figli perché non mi sembrava un'esperienza adatta a me. Se fosse capitato, avrei cercato di essere nei limiti del possibile una madre decente e avrei cercato di trarne il meglio, però no, è un'esperienza che non ho cercato. Però fino a uno o due anni fa, tutto sommato, era abbastanza estranea, era un pensiero su cui non mi soffermavo molto. Adesso, probabilmente proprio durante la scrittura del libro, e non escludo che mi abbia condizionato nello scegliere questa storia piuttosto che un'altra, mi sono resa conto che avevo voglia di farmi delle domande. Non mi sono assolutamente pentita, sono ancora assolutamente convinta di aver fatto la cosa giusta, però indubbiamente questa identità biologica, questa potenzialità biologica, è qualcosa su cui ti devi fare delle domande, anche per scegliere che non ti appartiene, però comunque sono domande che ti devi fare, e sono domande che in qualche misura entrano a far parte del senso della tua identità. Di questo sì, sono abbastanza convinta, perlomeno per quello che mi riguarda. Sì, sono d'accordo. Per gli uomini funziona alla stessa maniera, secondo te? Faccio una domanda un po' spinosa, forse. Per gli uomini la paternità, dici? È difficile dire. Direi che comunque il fattore della generatività, per carità, che è chiaro che coinvolge anche gli uomini, ma in una dimensione che è più astratta, inevitabilmente, quindi forse per loro no, però non te lo so dire con certezza, non voglio fare affermazioni drastiche perché non lo so, onestamente non lo so. È bella anche in effetti la domanda che dà Irene, la risposta, una domanda, la risposta che dà Irene, che dice che non, a lei non piace generalizzare, ogni caso parla per sé. Sono trovato d'accordo. È un dato di fatto, questo forse era uno dei temi su cui in termini generali volevo riflettere, cioè a me colpisce molto quanta prescrittività pesa sull'essere madre, no? Dal momento in cui tu dici di aspettare un bambino, ci sono tutta una serie di atteggiamenti attesi, di comportamenti attesi, per cui se ti discosti da quei comportamenti devi confrontarti con un giudizio che spesso è veramente molto molto pesante, e questo racconto spesso che quanta prescrittività ci sia
intorno alle madri, lo dice il fatto che quando all'inizio io ho raccontato ad alcuni amici, alcune persone che conoscevo, che volevo scrivere un libro su fondamentalmente su un'esperienza di maternità, o meglio su più esperienze di maternità, c'è stato chi mi ha detto anche piuttosto seccato: ma come ti viene in mente? Tu non sei madre, che cosa vuoi saperne? Ora, a me questo colpisce tantissimo, credo di averlo detto anche in un paio di interviste, perché se io avessi deciso di scrivere la biografia di Costanza Altavilla, madre di Federico II, una donna vissuta 800 anni fa, 900 anni fa, a nessuno sarebbe venuto in mente di dirmi: ma no, non puoi, cosa ne sai tu di una donna medievale? Mentre invece quando si tratta di maternità, la prescrittività è così forte che ti si impedisce addirittura di scriverne. Quando se c'è un contesto dove si concede liceità allo scrittore di scrivere, è la scrittura, per cui puoi raccontare quello che vuoi. La maternità no, la maternità è contingentata, cioè spetta solo a chi ne può parlare. Questo dice molto su quanta prescrittività gira intorno all'idea di maternità, e questo deve essere, credo, che pesi molto gravemente sulle madri, e soprattutto che ti rende molto difficile trovare il tuo modo di essere madre, che dovrà essere necessariamente unico e irripetibile come qualunque altra manifestazione della personalità. Chiaro, no, sono d'accordo. Paradossalmente vengono fatte meno domande quando si decide di scrivere dal punto di vista del sesso opposto al nostro, cioè se una donna decide di scrivere dal punto di vista di un uomo o viceversa. In realtà è lo stesso tipo di esperienza, cioè ci si rifà a chi si conosce, ai modelli che conosciamo, si fanno domande, semplicemente questo, cioè è una buona occasione per interrogare le persone che conosciamo o che non conosciamo. Assolutamente. C'è una domanda che vedo scorrere, infatti, proprio in riferimento al lavoro di ricerca che c'è dietro a ogni romanzo, che è sempre interessante conoscerlo. E io mi sono interessata tantissimo a quei due spunti che ci hai lanciato sull'editing fatto con Rosella Postorino. E ce n'è stato tanto di editing dietro questo libro? Sì, credo abbia avuto almeno 5 versioni il romanzo, se non ricordo male, e sì, fino alla fine, anche nella fase in cui, credo appunto sulla quinta versione, io ero relativamente convinta di essere ormai a posto, al sicuro, e invece anche lì c'è stato un intervento molto pesante, ma è esattamente la ragione per cui io ho assoluto rispetto e amore e riconoscenza per Rosella, perché è la ragione per cui è una straordinaria editor, perché non te ne fa passare una, che è quello che deve essere un editor. Io credo, non mi interessano gli editor compiacenti che per evitare disturbi a te o a loro non ti dicono le cose, se no si fa un altro mestiere nella vita. Insomma, se vuoi scrivere, auspicabilmente l'obiettivo dovrebbe essere: voglio scrivere il libro migliore possibile secondo le mie possibilità. Avere qualcuno che ti stimola in questo senso mi pare fondamentale. Del resto io dico sempre, lo raccontavo soprattutto ai tempi del primo romanzo, che io la ragione per cui ho scelto Einaudi fondamentalmente è stata Rosella Postorino, perché la conoscevo di fama prima, e l'idea di lavorare con lei per me era assolutamente entusiasmante. Bene, allora ti faccio un'ultima domanda, secondo me, perché stiamo per cadere il nostro tempo. Volevo chiederti se secondo te come cambierà la scrittura dopo il periodo che stiamo vivendo, e non intendo l'editoria, non intendo la cultura, intendo proprio la scrittura dal punto di vista degli autori, cioè come cambieranno le storie dopo l'esperienza che stiamo vivendo, se cambieranno. Io ti devo dire con molta onestà che non ne ho la minima idea, perché penso che questo sia un evento di una tale portata che la sola metabolizzazione dell'evento prenderà così tanti anni che, al di là del fatto che naturalmente ci sarà chi scriverà in immediato, anzi sentivo recentemente, mi pare, Teresa Martini, che è l'editrice di Sam, che diceva: ma possibile, 2 mesi e siamo sommersi di manoscritti sul Covid? Cioè già ci sono centinaia di persone che hanno scritto sul tema, però è ovvio che scrivere sul tema è una cosa, metabolizzarlo e offrirne una rilettura che possa consentire a tutti di fare un passo avanti rispetto a questo straordinario evento che è successo, che non ha pari con niente nella storia, veramente non è confrontabile a nulla, ci vorranno invece anni davvero perché chi sa lavorare veramente sappia fornirne una versione che abbia un senso per tutti noi, che dia un significato a quello che è successo. E quindi da questo punto di vista, ancora nell'occhio del ciclone, non so veramente immaginare, mi dispiace, ma devo dirti che non ne ho assolutamente idea.